Oggi nuovo video e spacchetteremo insieme, faremo l'unboxing di questo mega calendario dell'avvento che è il calendario di Look Fantastic che ho ricevuto il giorno stesso, cioè 40 minuti dopo che avevo finito di spacchettare tutti gli altri calendari dell'avvento che abbiamo spacchettato insieme settimana scorsa e anche in quel video vi avevo detto che ne stavo aspettando altri, appunto questo mi è poi arrivato e su Stories in tantissime mi avete detto che volevate spacchettarlo insieme, quindi adesso andiamo ad aprirlo e a scoprire tutti i prodottini che contiene. E poi, visto che avevo letto delle recensioni super e dovrebbe contenere anche un sacco di prodotti make-up, sono direttamente già struccata, così poi andiamo a provare insieme a creare un total look usando i prodottini make-up, solo quelli che troviamo qui dentro. Partiamo alla ricerca. Primo cassetto. Il numero 1 è già qui. Qui ci sono tutte le scatoline praticamente, quindi dovremmo riuscire ad estrarle. Vediamo cosa c'è nella numero 1. Qui dentro c'è, wow, Dilla Maska Lava Lips Marbled Lipstick, quindi un rossetto che si chiama Vixen, credo. Lo proveremo dopo. Così abbiamo già trovato un prodotto per fare il nostro make-up. Sempre primo cassettino c'è anche la numero 2 che si apre per così. Questa qui contiene Il Fierce Flix che credo dalla confezione sia un eyeliner bellissimo con tutte le stelline, il packaging. Secondo cassetto, casellina, anzi casellina, scatolina numero 3. E qui dentro, senza magari romperla, ah, questo qui è di Crow Gorgeous, non l'ho mai sentito, Scalp Detox. Exfoliating pre-wash treatment, quindi praticamente è un trattamento esfoliante prima di fare la doccia. Mai sentito questo brand? Apriamo anche l'ultimo cassettino dove c'è la scatolina numero 4 e qui troviamo questa qui è l'Ultra Repair Cream, crema ultra riparatrice e la marca è Fab se non sbaglio, anche questa non l'ho mai provata. Poi la numero 5 è qui e qui sono tutti comunque molto bene incartati, questa cosa mi piace veramente tantissimo. Questa è una mini size dell'acqua micellare Balance Sim o Balance M, non ho idea di come si dica, 99% naturale, da provare assolutamente. Qui c'è la numero 6 che andiamo ad aprire subito. Vediamo cosa contiene. Sempre una mini size, questa è una maschera idratante e primer, tutto 3 in 1, in transit camera close up, mai sentita. Numero 7, eccola qui. Quando sono così le scatoline è molto difficile leggere il numero. È più comodo su queste qua più scure. Questo è un illuminante abbronzante, quindi sì, è un illuminante abbronzante della marca James Reed. Passiamo alla casellina numero 8. Per ora abbiamo due prodotti per truccarci. No Blow Dry Airy Cream, quindi è una crema per capelli fini e sottili, quindi dovrebbe essere il prodotto perfetto per me, oltretutto della Redken, quindi dovrebbe essere buonissima. Prima casellina del terzo cassetto, che finora non avevamo ancora neanche aperto, e questa qui è la numero 9. Contiene, vediamo un po', cos'è questo? Ah, questo qui è il Banana Setting Powder, no vabbè, non potete capire, volevo comprare la cipria proprio così, banana di Make Up Forever e non l'ho trovata, quindi questo è un segno del destino perché questa è perfetta nella zona delle occhiaie per andare a contrastare comunque il blu. Numero 10 che è qua sotto, ah e la 11 è qui, perciò adesso rimaniamo nel cassetto questo qui in basso che è il quarto e qui dentro abbiamo, cos'è questo? Della marca Oskia London. Dovrebbe essere una maschera viso di quelle che cambia colore una volta che è pronta. C'è scritto 10-15 minuti di applicazione. Poi proveremo anche questa insieme. Andiamo con la 11 che era sempre qui. Questo pesa un po' di più, anche perché il prodotto è gigante. Questo è di Molton Brown London, mai provato, ed è un body wash, quindi un bagno schiuma, un doccia schiuma, molto bella la confezione. Numero 12, vediamo se riusciamo ad estrarla. Ok, questa è leggerissima come scatola. Contiene Woody Caudalie Vino Source. Questa è la crema
crema sorbetto idratante, io la adoro, è una mini size ma è fantastica questa cosa che ci sia una crema di codalino. Numero 13 e torniamo qui sopra, anche questo pesa un pochino, dovrebbe essere un sapone vedendolo così. No, non è un sapone, invento cose. Questo qui è il Moroccan Oil Treatment per tutti i tipi di capelli. Non vedo l'ora di provarlo perché lo volevo da tanto ma non ho mai avuto modo di testarlo. Qui c'è la numero 14 e qui dentro abbiamo questo prodotto che è Wild Rose questo qui praticamente è un trattamento per il viso, quindi una crema ultra riparatrice che agisce durante la notte di Kohl's. Numero 15 è qui, questa qui lunghissima, per fortuna ormai si stanno pian piano svuotando quindi riesco ad estrarle più agevolmente. E qui dentro cosa c'è? Addirittura, qui dentro c'è addirittura un pennello, questo qui è il pennello Look Fantastic ed è praticamente un pennello super super morbido. Mi piace un sacco il packaging in questo oro, rosa, bronzo, bellissimo. Poi numero 16 che è sempre qui, questa qui sembra vuota, come mai? Ah no, ma non è vuota, è solo molto molto leggera perché all'interno, se riusciamo ad aprirla perché è qualcosa di incartatissimo, forse ce la stiamo facendo, c'è l'Instant Brows, quindi la matita per le sopracciglia, fantastico, così le sistemiamo, di Model Co. Nella tonalità tra l'altro light medium, quindi probabilmente dovrebbe andare bene anche per me, poi la apriamo dopo. Numero 17, continuiamo, purtroppo è già quasi finito ma veramente questo calendario è molto molto valido. Questa dovrebbe essere un'acqua profumata di questa marca Omorovicza, potrebbe essere Budapest, non l'ho mai provata e non l'ho mai sentita, quindi se l'ho pronunciata sbagliata è per quello. Numero 18 qua sotto, questa sembrava vuota perché è leggerissima, in realtà non lo è, ma c'è una mini size di qualcosa, una mini mini size di Dr. Lip ed è un balsamo, l'original nipple balm per le labbra molto secche, ha effetto glossy, è 100% naturale. Ritorniamo qua perché ci sono sia la 19 che la 20, vediamo cosa contengono. Allora, la 19 contiene questo che è di Crabtree and Evelyn London, la Source, ed è una crema per le mani super super idratante da provare. E poi abbiamo finito questo cassettino perché qui c'è ancora solo più che la numero 20, che contiene questo qui, è una crema al collagene, quindi una crema anti-età. Torniamo a questo qua sotto che è anche in questo caso vuoto ormai, è la scatoletta numero 21 che si apre così e contiene Magneton London Wipeout. Praticamente è un panno in microfibra tutto rosa, è bellissimo e morbidissimo, che si può usare appunto per la pulizia del viso, da provare. 22 è qui, così vediamo cosa contiene. Praticamente ormai si è tutto svuotato. Qui all'interno c'è Light Definition Eyeshadow Palette, quindi c'è proprio addirittura una palettina di ombretti, quindi potremo usarla, che belli i colori, possiamo assolutamente adesso usarla per realizzare il nostro trucco. Ci manca la numero 23 che è qua sopra, non vedo l'ora di aprire questa che è gigante, è un'ora che la vedo e non possiamo aprirla. Questa qui cosa contiene? Qui dentro c'è il mini mascara, questo è il Max Lash Volumizer Mascara e la marca è Ducca, credo che si legga. Comunque è una mini size di mascara con un applicatore molto molto bello. Ultime due caselline, la numero 24, anche questa è gigante. Ah, di Dr. Botanicals, il Moroccan Rose Superfood Facial Oil, quindi un olio per il viso super nutriente. E arriviamo all'ultima casellina, era quella che mi incuriosiva di più, e vediamo cosa contiene. Vista la dimensione che ha, sono curiosissima, non è molto pesante però,
eh. Contiene questo set con illuminante liquido. Qui c'è l'illuminante in polvere e poi c'è un gloss effetto rimpolpante per le labbra, molto molto carino, e questo è di Pixie by Petra. Solita immensa fortuna, non ci sono né correttore né fondotinta. Sul fondotinta possiamo anche passarci sopra perché non è un periodo in cui ho particolari imperfezioni, però sul correttore sarebbe stato molto molto utile oggi perché stanotte ho dormito veramente malissimo, quindi la situazione è peggiore del solito, però vabbè, accontentiamoci. Intanto direi che possiamo provare a coprire le occhiaie con la Banana Setting Powder, così ne approfittiamo per usare anche il pennello che abbiamo trovato, che mi piace veramente tanto. Andiamo con un pochino di cipria, questa qui è fantastica in teoria per le occhiaie, non può bastare purtroppo vista la giornata, ma magari migliora leggermente la situazione, e andiamo a metterla come se fosse un correttore. Ma secondo me la situazione la sto decisamente peggiorando perché sto riempiendo di polvere questa zona e non è il massimo, però vabbè, questo era quello che c'era, perciò ci accontentiamo. Purtroppo si possono usare solo i prodotti che abbiamo trovato, e questo è lo scopo del video. Mettiamone un pochino anche sul viso, così magari va a togliere un po' di discromie, e poi direi che possiamo passare e provare a fare le sopracciglia, che comunque sono abbastanza a posto. Però lo sapete che devo andare a ritatuarle, penso di andare o settimana prossima o quella successiva, sto ancora decidendo, ma credo prima di Natale, e un pochino devo sempre disegnarle. Usiamo questa qui che abbiamo trovato nel calendario ed è praticamente questa matita automatica, il colore mi sembra che ci possa stare, quindi almeno su questo dovrebbe venire un lavoro decente. È anche molto molto morbida, è comoda, io non sono abituata tantissimo con le matite fatte così, però non mi sembra che stia facendo male, fa abbastanza bene il suo lavoro. Credo contenga anche un pochino di cera perché ha una consistenza molto molto strana, diversa sicuramente dalle classiche matite per le sopracciglia che uso, è la prima volta che ne provo una fatta così. Ecco, unica cosa, non ha il pennellino in dotazione, quindi più o meno, cioè non sono riuscita a spazzolarle, però più o meno mi sembra che il risultato non sia male. A questo punto possiamo passare alla palettina in dotazione, e c'è anche un pennellino dentro. Non amo i pennelli in dotazione nelle palette, però possiamo provare a prendere il primo colore per uniformare tutta la palpebra, visto che comunque primer non ce n'era, perciò vado a uniformarla un po' come riesco, con questo qui che è il colore più chiaro ed è opaco. E in realtà barerò un pochettino perché mi sono portata anche un paio dei miei pennelli. Non ne voglio usare tantissimi, però un pochino ero costretta ad usarli. Adesso direi che andiamo a prendere questo colore, che è un marroncino leggermente satinato, e andiamo a stenderlo nella piega dell'occhio e lo sfumiamo ben bene. È anche molto pigmentato questo colore perché ne ho preso veramente una puntina, ma mi piace veramente tantissimo, è proprio super super pigmentato, bello bello questo colore. Ma infatti come l'ho aperta mi ha subito attirata questa palette, cioè guardate già solo così, quindi con il bianco e il marroncino, com'è venuto bene il trucco occhi. La prima impressione mi sembra molto molto bella come palette da tutti i giorni. Pennellino così e andiamo a prendere questo che è un marroncino chiaro, assolutamente opaco. Questo invece è satinato, infatti lascio perdere perché vista la condizione dei miei occhi di oggi, meglio stare sull'opaco e fare una cosa soft. Ecco, questo colore è un po' meno pigmentato, si distingue decisamente meno, però potrebbe essere anche perché non abbiamo messo il primer. Una puntina piccolissima del marrone con dentro qualche micro glitter, giusto per andare a intensificare ancora di più la piega. E poi riprendiamo il marroncino di prima, quello più scuro, e ne mettiamo un pochino nella rima inferiore esterna, giusto per andare a dare un po' di definizione e a riprendere i colori che ci sono sopra. Questo è il colore che mi piace di più in assoluto di tutta la palette, mi sa che diventerà uno dei miei top per la mattina. Niente matita nella rima inferiore interna perché matite nere non ne abbiamo trovate, neanche marroni, però abbiamo trovato l'eyeliner, questo qui di Sia Te, che non ho mai provato e quindi sono curiosissima. Andiamo a fare la riga di eyeliner sopra. Ha un applicatore molto molto comodo questo eyeliner. Voilà, eyeliner messo, e devo dire che mi piace veramente tantissimo, ha un applicatore stracomodo, sono riuscita in pochissimo tempo, adesso col montaggio non ve ne sarete resi conto, però veramente ci ho messo molto molto meno del solito e la riga è
è super nera, super intensa, mi piace un sacco. Adesso voglio provare a dare un po' di colore al viso usando il marroncino opaco di prima, come se fosse un po' una terra per il contouring, perché è un colore che non si vede tantissimo sull'occhio, ma secondo me in questa zona crea una bella ombreggiatura. Quindi un pochino di risultato ce lo dà. Proviamo anche a farlo sul naso, quindi qua ai lati del naso. Dove di solito faccio il contouring con lo stick, quello solito lì di Rihanna. E sul naso secondo me si nota meno, perché devo insistere un pochino di più, però comunque mi sembra già meglio di prima. E poi andiamo a prendere questo set, che è quello che ha dentro illuminante liquido, blush e illuminante, e il gloss. Però in realtà io il gloss non voglio provarlo oggi, e neanche l'illuminante, ma voglio provare direttamente questo set, quindi quello che ha dentro sia il blush che l'illuminante. Pennello da illuminante e andiamo a metterne un pochino qua sul naso. È proprio super super delicato, però secondo me è uno di quei colori che può andare bene per essere utilizzato tutti i giorni. Invece adesso proviamo anche il blush, che sinceramente mi convince un pochettino meno, perché mi sembra un colore un po' troppo spento rispetto al colore del mio incarnato, ma vediamo cosa ne esce. Poi è anche molto molto luminoso, quindi non si vede tantissimo su di me. Forse mixato con l'illuminante è meglio, cioè da usare proprio da solo come blush sinceramente non mi sta facendo impazzire. E per finire andiamo ad usare il rossettino che abbiamo trovato subito all'inizio, questo qui di La Masca. Io non ho mai mai provato i rossetti di La Masca, quindi è il primo che ho in tutta la mia vita, e ha una confezione bellissima questo rossetto. E il colore sì, è proprio marmorizzato, quindi è un po' strano, ha tutti i riflessi bianchi dentro. Proviamo a vedere cosa ne esce. Wow, è un super super rosso, ha dei riflessi abbastanza lucidini, però devo dire che la parte bianca, o comunque la parte marmorizzata, non si vede assolutamente, scorre molto molto bene sulle labbra. Mettiamo ancora un filo di illuminante e il trucco è completo. Questo trucco utilizzando solo i prodotti in dotazione non sarà venuto il massimo, però almeno ci abbiamo provato. Devo dire che questo, rispetto a tutti gli altri calendari dell'avvento che ho spacchettato, è quello che mi è piaciuto di più, proprio per la varietà dei prodotti e per il fatto che comunque ci sono davvero tante tante full size di prodotti che comunque possono andare bene per tutti, a parte forse la matita per le sopracciglia, che se si hanno le sopracciglia scure potrebbe essere che sia troppo troppo chiara, però per il resto veramente sono prodotti che possono mettere d'accordo tutti tutti i gusti. Tipo l'eyeliner di Sia Te diventerà il mio preferito in assoluto, e anche questo rossetto, più lo guardo perché ho lì lo specchio, più mi sembra che possa stare bene, che sia un colore sì rosso ma anche portabile tutti i giorni. Quindi veramente per me questo calendario è super promosso. Io, sapete, l'avevo ordinato direttamente da internet, proprio sul sito Look Fantastic. Costa effettivamente un pochino, però praticamente rispetto al costo che ha, il valore dei prodotti che contiene è assolutamente superiore, quindi ne vale la pena molto di più secondo me rispetto a tanti altri che abbiamo spacchettato settimana scorsa. E niente, quindi questo era tutto per quanto riguarda il video di oggi. Mi sa che mi rimetto gli occhiali perché continuo a vedere una situazione pietosa qui sulla mia faccia, va bene. Voi come sempre non fateci caso, l'importante è che siamo riusciti comunque a creare nel complesso qualcosa di decente nonostante i pochi prodotti a disposizione. Con un commento qui sotto, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo calendario, se l'avete ordinato o se ne avete ordinati altri. Insomma, anch'io ne ho ordinati ancora due, ma poi ve ne parlerò più in là, non volevo soffermarmi più di tanto e stavo cercando di sviare l'argomento, quindi come sempre fatemi sapere tutto con un commento qui sotto. Io comunque vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video.